Buongiorno a tutti. Oggi facciamo un tuffo nella storia e utilizziamo un programma online molto semplice che non richiede neanche registrazione, che ci lancia subito nel lavoro da svolgere, che si chiama Medieval Meme Storyboard Generator. E come dice il nome stesso, beh, ha a che fare con il Medioevo, ci permette di costruire anche dei meme, ma soprattutto di creare delle piccole storie, di generarle. Bene, prima di tutto un piccolo chiarimento: questo Medieval Meme Storyboard Generator fa parte della serie di strumenti di ClassTools.net, a cui dedicheremo anche altre puntate sul nostro canale perché ci sono diversi contenuti di diverso genere che ci permettono di fare molte cose e possono essere appunto utili anche nell'attività didattica. Oggi però ci concentriamo su questa. E cominciamo a dare un'occhiata al sistema che c'è dietro questo Medieval Meme, che è molto semplice ma anche molto molto accattivante. Beh, prima di tutto, cosa ci permette di fare? Io direi di partire subito da una delle caratteristiche, che è il background, per notare appunto una cosa molto carina. Se io scelgo questo background, questo sfondo, di fatto sto creando già, ad esempio, una vecchia pagina miniata di un antico manoscritto medievale. E quindi posso effettivamente costruirci all'interno una scena, anche una sola, ma come vedremo anche dopo, volendo anche più scene, per creare o un'immagine singola o una sorta anche di libro, le cui immagini potranno essere salvate singolarmente. Bene, questo è quello che fa più effetto, probabilmente dal punto di vista visivo, ma in realtà gli altri background sono comunque utili. Quello bianco in realtà può essere utile in alcune scene particolari, ma c'è anche quest'altro che ricorda il tessuto o la maglia anche dell'armatura di un cavaliere, per poi andare appunto anche, ecco, nel vecchio foglio, appunto, che segna anche il passare del tempo. Bene, ma lasciamo questo background perché appunto è quello un po' più rappresentativo e diamo un'occhiata anche alle altre caratteristiche. Beh, si possono inserire all'interno di questa immagine anche i personaggi, people, quindi in realtà troviamo tutta una serie di possibilità nella barra, nel menu a sinistra, ad esempio questo. Nel caso specifico scegliamo un soldato. Beh, allora questo è un tipico esempio di come possiamo utilizzare a questo punto anche questi personaggi o anche gli oggetti che vedremo. Beh, sono tutti quanti regolabili, ad esempio in dimensioni, possono essere appunto spostati dove si vuole all'interno di questo foglio, in un certo senso, e poi hanno anche altre caratteristiche, ad esempio appunto l'opacità. Per ciascuna figura noi possiamo appunto diminuire o aumentare l'opacità, ruotarle, chiaramente questa è la rotazione. Aumentarne l'altezza, ma in questo caso vuol dire effettivamente aumentarne le dimensioni, cosa che possiamo fare anche attraverso questi due comandi. Ancora appunto modificare le dimensioni generali, oppure, cosa molto utile in realtà a volte, utilizzare lo specchio. Quando per esempio ci serve che il soldato sia effettivamente rivolto dall'altro lato, noi possiamo utilizzare questa funzione. Bene, quando poi vogliamo effettivamente cancellare un'immagine che non ci serve, andiamo su X e la togliamo. Un aspetto anche interessante, ecco, riguarda gli oggetti. Per esempio, un aspetto caratteristico della storia medievale, che si fa anche alle scuole medie, per esempio, è il castello, il castro. Ecco, quindi noi ce ne abbiamo uno, molto carino anche, molto simpatico a vedersi, che potrebbe essere l'aspetto principale di una delle nostre scene. Ad esempio, immaginiamone uno, abbiamo il castello qui. A questo punto possiamo inserire anche dei personaggi che sono all'interno di questo castello. Ad esempio, la coppia, ecco, questa coppia, che in effetti potrebbero essere re e regina, e possiamo effettivamente inserirli, ad esempio, in una zona più alta del castello. Allora, tenete conto che in effetti è un esempio, ma si possono fare tante altre cose. Immaginiamo che vorremmo dare al nostro lavoro anche un aspetto un po' ironico, surreale, legato comunque al Medioevo, come potremmo inserirci, per esempio, con le bestie. Una delle bestie più inquietanti di questo programma è questo enorme essere alato, molto simile a un pipistrello, che potrebbe essere una minaccia, per esempio, per il castello dei nostri signori o della nostra re, della regina. Ecco, vi faccio vedere un esempio. Io adesso ho il pipistrello rivolto in questa direzione, ma se volessi, per esempio, spostarlo e dirigerlo, orientarlo diversamente, ecco, basta andare sul mirror e mi ritrovo effettivamente l'animale, in questo caso, che punta verso l'altro lato e in effetti mi permette di utilizzarlo comunque, ma girandolo da un altro lato. Immaginiamo che questo castello sia minacciato da altre bestie poco simpatiche, quel drago immancabile, che si presenta all'appello. Beh, anche in questo caso,
potremmo anche ingrandirlo volendo, o rimpicciolirlo, vedete voi, insomma, utilizzando lo spazio a disposizione, per esempio, e inserirlo qui, anche lui, come una potenziale minaccia al nostro castello. Bene, ci sono anche altri oggetti, se ne andiamo a guardare. Possiamo comunque fare degli altri contorni, per esempio. Immaginiamo che il drago si sia posizionato, per esempio, per il momento sopra questa enorme botte. Mettiamo qua, dove si sta appoggiando in questo modo. È un esempio, anche in questo caso, ripeto, ma è per dimostrare anche come si possono anche arricchire parecchio gli sfondi di questo particolare programma. Possiamo mettere questo che magari copre parzialmente il castello. Perfetto. A questo punto c'è un'altra caratteristica molto interessante di questo programma. Esattamente come nei vecchi manoscritti miniati, noi possiamo anche andare a scrivere dei testi per arricchire appunto l'opera. E quindi basta cliccare effettivamente in un qualunque spazio per avere a questo punto a disposizione una zona per la scrittura. E notate questo aspetto, ci sono due possibilità per il font, cioè per il carattere che andremo a usare, l'Augusta, Augusta, o il Bayeux. Beh, effettivamente non in effetti in questo caso molto evocativi, ma scegliamo l'Augusta in questo caso. Vedremo che potremo effettivamente scrivere delle porzioni di testo. Se volessimo anche abituare i ragazzi a un po' un linguaggio del passato, delle forme linguistiche più antiche, potremmo in questo caso anche inserire delle parole che adesso non si usano più o leggermente adattarle ad uso moderno. Scegliamo per esempio il blu in questo caso. Allora, Locastro, il castello, insomma. Ecco, dovete, non c'è l'accapo, dovete andare voi direttamente a scegliere la parte sotto. Est insediato, ad esempio, da fiere, e andiamo ancora giù, immonde. Ecco qua. Allora, questo per dimostrare che si può effettivamente scrivere, e lo stile è effettivamente quello delle vecchie scritture del passato. Ora, se ci rendiamo conto magari che il testo è stato un pochino troppo sull'immagine, noi possiamo spostare di fatto anche l'immagine, basta poi cliccarci sopra e il castello si può effettivamente spostare. Poi naturalmente spostiamo anche gli altri elementi e diventa tutto quanto più omogeneo. Ecco, questo è un esempio appunto di immagine che può essere creata. Allora, l'aspetto interessante è anche un altro, che questa è un'immagine, ma volendo noi potremmo aggiungerne anche altre. Prima di tutto, facendo in diversi modi. Uno, duplicando la pagina corrente, quindi la copiamo esattamente com'è. Se per esempio la seconda pagina della nostra storia è molto simile alla prima, questo ci permette di risparmiare anche un po' di lavoro, facendo poi invece magari le modifiche, perché magari quel testo non è più quello, lo cambiamo, e a quel punto aggiungeremo le altre parole che appunto ci servono. E questo nel caso in cui appunto siano effettivamente le stesse. Oppure possiamo invece aggiungere un'altra pagina in generale che ha delle caratteristiche diverse. Ad esempio, Create New Page, ne esce una terza che invece è vuota perché probabilmente in questo caso noi vorremmo aggiungerci altro. E immaginiamo per esempio che a questo punto possa intervenire anche un altro personaggio. Ci sta, magari un cavaliere che potrebbe effettivamente risolvere la questione difendendo appunto anche il re e la regina. Se torniamo per esempio in People, noi vediamo che ci sono anche altri personaggi. C'era il soldato di prima, ma c'erano anche per esempio i due cavalieri. Questo è un aspetto anche carino che potrebbe essere sviluppato a prescindere dalla storia che stavamo creando prima. Le giostre medievali sono un aspetto interessante della storia, di quel periodo, e di solito affascinano molto gli alunni, quindi anche raccontare una sorta di giostra o comunque metterla su carta digitale, in questo caso può essere una buona occasione. In questo caso abbiamo quindi i due cavalieri che si scontrano nella giostra, e a quel punto potremmo anche creare appunto un'immagine evocativa. Col background siamo sullo stesso discorso, noi abbiamo ancora questo, ma volendo potremmo spostarci anche in questa qui. Tornando all'aspetto tecnico, adesso scaliamo le pagine e andiamo alla prima per osservare un fatto. Allora, prima di tutto, per cosa può essere utile questo tipo di programma? Beh, prima di tutto perché ci presenta un aspetto giocoso e ludico con cui affrontare la storia medievale, per esempio, o anche, in questo caso, per esempio, un po' un fantasy legato anche alla storia medievale.
Ma soprattutto queste immagini possono essere poi salvate, e adesso vediamo come, ed essere utilizzate anche all'interno di presentazioni di PowerPoint o semplicemente utilizzate magari anche in quei programmi che permettono di fare libri digitali, perché sono tutte immagini molto definite, molto chiare, che di fatto presentano il lavoro svolto dall'alunno o dagli alunni. Allora, basta svolgere questa operazione. Export page as a PNG, quindi in questo momento specifico noi abbiamo la possibilità di salvare questa immagine alla pagina 1, in questo caso però siamo sulla pagina 1, e salvarla appunto all'interno del nostro dispositivo. In generale vi si apre proprio questo, ecco, vi si apre questa immagine, come vedete è perfetta, molto chiara, molto definita, ed è quello che abbiamo fatto prima. Quindi in questo caso poi andiamo a salvarlo naturalmente nella cartella dove per esempio teniamo conservati questi lavori. Lo stesso varrebbe anche per gli alunni che appunto le hanno prodotte. Attenzione a solo un fatto, in questo caso poi bisogna salvarle manualmente una per una. Quindi ci spostiamo alla 2, che era quella della pagina duplicata, anche in questo caso andiamo un'altra volta a salvarla e a rinominarla, anche in questo caso salvandola nella nostra cartella. E lo stesso verrà fatto per la pagina 3. Quindi quando voi andate a cliccare su Export Page non lo fa per tutte le pagine che avete creato, ne fate comunque singolarmente. Però ripeto, avete a disposizione a quel punto delle immagini definitissime, molto chiare e ben riuscite, ben realizzate di quello che avete svolto effettivamente all'interno del programma. Ci sarebbe anche un'altra variante, che è la creazione della GIF, che in questo caso invece salverebbe tutte le pagine assieme. Essendo una GIF di base, funziona come una GIF, cioè è una serie di immagini in sequenza animate che appunto poi si muovono in base a un certo intervallo. Per esempio, se io metto un intervallo di 1,5, le immagini, queste tre immagini, si alterneranno appunto ogni 1,5 secondi. La modifica di questi parametri in realtà riguarda quelle dimensioni anche di questo file. Proviamo a farlo comunque. Export to GIF, stesso discorso, ci si crea questa immagine, questo file, e se noi osserviamo, ecco, ogni 1,5 secondi le immagini effettivamente si alternano e quindi si modificano. Ecco, questo può essere anche interessante però, perché questa GIF, per esempio, su un lavoro anche di 5-6 pagine, permette di vedere una piccola storia animata con le immagini che si intervallano secondo il parametro che abbiamo inserito noi. Quindi, ripetiamo, aspetto molto interessante, molto ludico, molto carino graficamente e in generale con una buona disponibilità di elementi da poter inserire all'interno delle nostre creazioni. Quindi, per chi può essere utile, ma sicuramente per la scuola, no, per la scuola secondaria di primo grado, gli alunni della prima media che affrontano nel loro programma proprio questo argomento, sicuramente si divertiranno molto a creare immagini che hanno a che fare con quello che stanno studiando, ma potrebbe in fondo essere un'attività piacevole anche per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, perché non è poi così bambinesca, di fatto si sì, presenta questi caratteri molto particolari, ma è comunque legata anche visivamente a un qualcosa che c'era nel Medioevo. Parliamo appunto di queste miniature comunque già ricreate, o anche la possibilità di crearla effettivamente una storia. Quindi, attività digitale piuttosto trasversale, che in effetti può riguardare non solo storia medievale, ma anche arte, che comunque di fatto sono immagini che potrebbero essere anche poi trasposte su carta, per esempio, ma tanto anche italiano, perché sono comunque storie che vengono generate, ma le storie potrebbero essere create in primis, questo è importante, sul proprio quaderno, dal singolo alunno o da piccoli gruppi di alunni che creano una storia e poi la generano effettivamente grazie al Medieval Meme Storyboard Generator. Quindi si parte naturalmente dalla carta e si arriva poi al digitale attraverso questo percorso. Grazie.